Ciao, oggi vi parlo di comunicazione a braccio. Non so se l'avete mai sentita, a me è successa. L'anno scorso ho fatto il mio primo intervento di riflessologia durante una manifestazione e io, tutta convinta di saper bene l'argomento, sono 22 anni che faccio questo lavoro, ho detto ma sì, ma vado a braccio. E poi, finita l'esposizione, mi sono resa conto che quello che per me era tutto chiaro, forse per le persone che mi hanno ascoltato non era proprio così chiaro. Grazie a Dio ho conosciuto Andrea Moretto, eccolo qui, che mi ha aiutato. Ho detto, ma perché non mi hanno capito? E lui mi ha spiegato dove ho fatto l'errore. Stavo ancora sorridendo per il gesto a braccio. È una cosa che sento spesso, ovvero molte persone, come sei venuta tu da me, vengono da me e mi dicono: Andrea, aiutami, perché? Perché tra una settimana devo affrontare un pubblico, aiuto, vorrei scappare, voglio rinunciare. E lì arriva la paura. E io dico: vieni dopo, perché non ti posso aiutare in una settimana. Tanti mi dicono: so parlare, so tutto e quindi vado. Ma sai tutto o sai anche come dirlo? Importante, prepararsi, prepararsi e studiare. Non è così immediata la cosa. Io ho una cosa in testa e quindi automaticamente la dico e quindi gli altri la capiscono, e se non la capiscono è colpa loro. No, non c'è niente di più sbagliato. Devo strutturare bene il mio discorso, devo capire quali sono i componenti della comunicazione, devo capire chi ho di fronte, devo cercare sempre di mettermi nei panni di chi mi sta ascoltando. E poi fare tanta, tanta, tanta pratica. Quindi sì, lo studio un 20% e poi un 80% di pratica. Se non so come fare, devo fare una cosa che spesso l'orgoglio non mi permette di fare, ovvero chiedere aiuto. Quindi sconsiglio due cose. Uno, andare a braccio, proprio come ha fatto Desiree prima col gesto. E seconda cosa, chiedete aiuto se non sapete dove andare a parare. Ultimissima cosa, professionisti, persone super preparate, sanno tutto del loro argomento, della loro materia, ma tante volte non riescono ad esprimersi. O ancora peggio, riescono ad esprimersi, ma non lo fanno perché non si sentono pronti al 100%. Questa è una dritta che do sempre in tutti quanti i miei corsi. Probabilmente non sarete mai pronti al 100% in ogni materia, quindi buttatevi, fatelo. Preparatevi, studiate, fate pratica, ma poi fate il salto, fate il primo passo, il resto verrà facile. Tanti invece attendono tutta la vita per essere pronti al 100%, in questo modo perdono milioni di occasioni. Quindi, riepilogando, non andate a braccio, preparatevi, fate tanta pratica e se non sapete come fare, chiedete aiuto. E altrimenti scrivete qui sotto e noi vi rispondiamo. Ciao! Ciao!